Ciao a tutti, oggi sono qua per farvi vedere un qualcosa di interessante, di farvi capire cosa c'è dietro a un impianto fotovoltaico. Noi quando acquistiamo un impianto fotovoltaico ci immaginiamo una serie di moduli, una serie di pannelli sopra il tetto, poi in una zona della casa ci immaginiamo poi l'impianto elettrico, vedete, questo è il risultato finale, ma cosa c'è a monte, cosa c'è nel dietro le quinte? Non c'è solo installare pannelli, c'è calcolare, c'è dimensionare l'impianto, c'è capire che tipo di impianto bisogna fare e quali materiali utilizzare. Questa attività all'interno di Soladria è svolta dall'ufficio tecnico e da altre figure che si occupano della programmazione del lavoro dei nostri installatori. Andiamo a vedere assieme. Venite con me, andiamo a vedere in ufficio tecnico come progettiamo gli impianti fotovoltaici. Eccoci qua, questa è la zona dove progettiamo e pensiamo i nostri impianti. Ciao a tutti, sono Michael e faccio parte dell'ufficio tecnico. La mia attività prevalente è la progettazione di impianti residenziali e in questo periodo ci stiamo concentrando soprattutto su quello che è l'ambito ecobonus. Super bonus 110%. Mi chiamo Alessandro e sono il responsabile dell'ufficio tecnico di Soladria. Ci occupiamo di progettazione di impianti e sostanzialmente di tipo small business e commerciali in questo momento e negli ultimi periodi anche di comunità energetiche. In questo momento ci stiamo occupando della progettazione di un impianto commerciale in comunità energetica sito a Porto Viro in provincia di Rovigo. E possiamo vedere come si compone la fase di questo progetto. Ad esempio qui stiamo andando a realizzare la disposizione dei moduli in modo da fornire al cliente già un'idea preliminare di massima di come verrà sostanzialmente composto il suo impianto fotovoltaico. Quindi andiamo a dare un'idea sia da un punto di vista funzionale che estetico di come l'opera verrà realizzata e conclusa. Quindi da questa parte possiamo vedere che abbiamo la planimetria generale, mentre da quest'altra andiamo a vedere com'è il risultato finale dell'impianto. Io sono Filippo e qui a Soladria dei diversi compiti di cui mi occupo. Uno è che le dico, o meglio dichiarazione di conformità. Cos'è una dichiarazione di conformità? Beh, lo dice anche il nome, è un documento molto importante che serve in questo, soprattutto al cliente o eventualmente anche all'azienda, e va a certificare il lavoro che noi andiamo a fare, l'installazione che noi andiamo a fare. È un documento per legge che deve essere obbligatorio, deve essere fatto da qualsiasi azienda. Contiene la dichiarazione stessa, l'elenco dei componenti a norma CE e quella che è la visura dell'azienda. Sono davvero felice di avervi potuto presentare il nostro ufficio tecnico. Persone competenti, con grande esperienza e che non lasciano niente al caso. Rivolgetevi a Soladria e con i nostri Michael, Alessandro e Filippo sarete sicuramente in buone mani.